Il punto di vista, come diceva giustamente Barbara, è quello di una storica dell'arte che ci riporta, o almeno leggendo, ha riportato me a un tema che mi è molto caro: insegnare la storia dell'arte contemporanea, cosa che ho fatto per anni, con una prospettiva storica. È quello che fa Carla Nunzi, appunto. Infatti, soprattutto i primi articoli, quelli che sono ancora forse un po' più estanti, un po' più tra virgolette di scuola, hanno uno schema ricorrente. Carla Nunzi, parlando dell'artista di cui appunto tratta, la prima cosa che dice: le sue radici storiche, che possono essere nell'Ottocento, addirittura cita i Marchiarioli, anche perché i suoi esordi sono a Firenze, in un ambiente molto toscano, oppure possono essere le avanguardie storiche. Insomma, il contesto storico, le tendenze, le radici degli artisti che tratta sono di solito un elemento portante da cui parte poi la lettura, una lettura che unisce in una maniera molto, molto feconda descrizione e interpretazione. Si è detto appunto dei vari momenti che ha vissuto come critica Carla Nunzi, e vari momenti appunto, prima in Toscana, poi l'approdo, poi a Torino con Pistoi, poi a un periodo negli Stati Uniti, eccetera. E man mano, leggendo questo libro, noi vediamo che lo sguardo critico di Carla Nunzi si allarga e diventa anche più complicato. Diventa forse anche più complicata la situazione, ma non è quello. Siamo negli anni 60, quindi ci sono delle variazioni nell'arte di grande peso, delle sperimentazioni degli artisti, delle prese di posizione e tendenze nuovissime che adesso non sto a elencare, però effettivamente lei vive in un periodo in cui l'arte cambia molto e il suo sguardo pure cambia, il suo atteggiamento. E io ho tentato di leggere questo libro soprattutto cercando di vedere alcuni snodi importanti del modo di fare critica di Carla Nunzi, e li ho trovati non soltanto negli articoli appunto prima sul Paese, poi sull'Approdo e poi importantissimi su Marca 3, e non soltanto nelle presentazioni di mostre che fa a Torino, ma in alcuni articoli in cui ha una dimensione a mio avviso più teorica, nel senso che ci sono alcuni articoli che riflettono proprio sulla posizione della critica e sulla sua stessa identità appunto di critica d'arte. E tra questi è importante quello già citato, La solitudine del critico, 1963, in cui non c'è tanto la presa di potere, la presa di posizione contro il potere di Argan, ma c'è una critica molto precisa al rapporto, alla relazione tra critici e artisti, che sostiene che la Nunzi è una relazione di reciproco sfruttamento. Mi pare che adoperi proprio questa parola, o comunque il concetto è questo. Ma la cosa più interessante di questo articolo è che comincia con queste parole: mi è accaduto spesso, dalla posizione di critico non ufficiale che ho assunto, e poi di constatare fino a che punto gli artisti considerano i critici in modo strumentale, appunto, eccetera, eccetera, e viceversa. Però la cosa che mi ha colpito, appunto, definirsi dopo tanti anni di critica militante, perché di questo si tratta, lei che si definisce appunto nella posizione di un critico non ufficiale, che significa un critico libero, però anche, e questo lo dà anche per tutta la lettura dell'articolo, c'è anche un senso di disagio, no? Una presa di distanza dalla critica e appunto da questa reciproca utilizzazione tra artisti e critici, e si comincia
comincia a incrinare un rapporto che fino ad allora era andato, diciamo, creativamente bene, no? Perché Caranuzzi si occupa non soltanto di singole, diciamo, monografie di artisti, ma anche di temi importanti, non so, recensisce il Teoria della forma della figurazione di Klee, parla di architettura, di Le Corbusier, e parlerà poi molto anche in alcuni articoli molto interessanti del sistema dell'arte, sia nell'Ottocento sia nel contemporaneo, che sono temi attualissimi e all'epoca anche abbastanza originali, e parla anche di storia delle tecniche artistiche in una maniera tutta sua, parlando con gli artisti. E dunque questa posizione di critico non ufficiale si manifesta anche in alcune presentazioni che diventano diverse, che diventano un'invenzione, che non adoperano addirittura più la parola. Questo è importante perché a un certo punto, questo è ben noto, Calalonzi come critica smette di parlare e si mette ad ascoltare. Viene fuori questo libro bellissimo che è Autoritratto, e lei già nel 63 lo dice, no? Dice: cerca un rapporto diverso con gli artisti. Questo rapporto diverso lo realizza appunto non ponendosi nella posizione di chi fa l'interpretazione, di chi legge, di chi in qualche modo dà in là, ma di chi semplicemente ascolta, registra, sbobina, perché poi questa è la cosa, e pubblica tutti questi discorsi degli artisti tra loro, con lei, che sono di una vitalità eccezionale, insomma, ancora oggi. Questo suo tacere lo possiamo vedere, siccome nel libro ci sono alcune immagini, penso che sia questa. Ci sono alcune immagini, io le ho, anzi, non io, ma Laura me le ha, Laura Iamurri me le ha mandate, le ho messe in fila, e vediamo che in questa mostra, di cui vedete il titolo, però ho dimenticato di dire che c'era anche Pistoletto, invece di scrivere un saggio, una presentazione, un'introduzione, mette queste due foto, questa e quest'altra, in cui c'è un quadro di Pistoletto in cui lei si riflette. Non è facilissimo vederlo perché, appunto, trattandosi di specchi, no? Però insomma, lei entra, secondo poi quella che è la poetica notissima di Pistoletto, entra nella sua opera. Però la cosa interessante è che non dice altro, però entra in questo contatto visivo con l'opera di Pistoletto. Ancora un altro catalogo, è questo. Sì, quello di una mostra di Luciano Fabbro. Ancora una volta non scrive nulla, però tra l'altro bisogna notare che ha la statura per poter fare questo tipo di operazione, che non è che sia talmente semplice, talmente consentito, però in questo caso lo concorda con Fabbro, e mette in questo catalogo appunto delle appunti, naturalmente non li trovo mai, per esempio mi succede però mette dei passi di Fourier che riguardano appunto il socialismo utopico dell'Ottocento, e li riporta interamente nel catalogo. Come vedete non sono leggibili, ma insomma, e alla fine li firma, no? Carla Lonzi. E io ho letto questa operazione appunto come un suo distacco dalla critica, forse non tanto distacco,
Massi, un intervento sugli artisti e con gli artisti di tipo nuovo. E ancora più interessante è il catalogo di quest'altra mostra che processi di visualizzazione del 70, perché la trovo molto interessante, adesso vediamo altre immagini, perché nel 70 abbastanza improvvisamente Calarosi abbandona completamente la critica d'arte, lavora con un gruppo femminista che si chiama Rivolta Femminile e proprio fa un taglio radicale della sua vita. Si poi farà qualche altro piccolo intervento, però praticamente è una svolta totale e totalizzante. E devo dire che mi sono sempre un po' chiesta, avendo vissuto abbastanza in prima persona quel periodo e anche l'impegno nel femminismo, e qualche volta ne abbiamo parlato con Laura, mi sono sempre chiesta non tanto perché l'ha fatto, no? Ma quali fossero i passaggi, insomma, di questa sua scelta. E secondo me, leggendo questo libro, vengono fuori abbastanza bene, perché appunto io vi ho dato solo qualche spunto, ma insomma ci sono molti elementi in cui non si proprio denuncia la perdita di identità della critica, e la sente un po' come una propria perdita di identità, non si riconosce più in un ruolo, e tra l'altro non riconosce neppure più tanto il ruolo degli artisti. Per esempio c'è un articolo molto interessante del 68 sulla contestazione della Biennale di Venezia. Lei però mi pare che il 68 sta a New York, vero? Sì, sì, comunque insomma che è un articolo anche questo molto problematico, al punto in cui da una parte esalta la libertà creativa dell'artista in una maniera che può sembrare quasi eccessiva, no? E dall'altra non capisce, questo se ne può discutere, ma non capisce che non è una contestazione, diciamo, di settore soltanto degli artisti o degli architetti, lei dice copiano gli architetti che hanno contestato la Biennale di Milano, ma una contestazione che all'epoca voleva stabilire un rapporto tra artisti, operai, studenti, insomma una contestazione che viene dal movimento del 68, lei la legge in una maniera piuttosto circoscritta, anche questo circoscritta appunto all'arte, questo può essere un sintomo appunto di quello che io ho chiamato disagio, no? Una specie di non ritrovarsi più nella critica, negli artisti, nella situazione. E comunque